Ti sei mai fermato a pensare agli elettrizzanti segreti della quotidianità moderna sulla Terra? Sto parlando di piccole porte nelle lavatrici e buchini nei finestrini degli aeroplani. Se non hai la più pallida idea di cosa io stia parlando, resta con me e lasciati sorprendere come è successo a me quando l'ho scoperto. Hai presente il cassettino sotto al forno? Forse l'hai sempre ignorato o usato per riporre pentole e padelle. Bene, anche se può svolgere questa funzione, non è l'unico motivo per cui è lì. Il modo migliore per usare il cassetto inferiore è mantenere i pasti caldi mentre aspetti di servirli. Geniale, eh? A proposito di porte segrete, hai mai fatto caso che la maggior parte delle lavatrici ha anche uno sportellino nella parte inferiore? Questo sportellino contiene il sifone di scarico, dove vanno a finire tutte le cose che mettiamo a lavare insieme ai nostri jeans e giacche. È un collezionista, diciamo, di piccoli oggetti. Impedisce loro di raggiungere i tubi di scarico principali e di ostruirli. Ci fa risparmiare centinaia di euro di riparazioni mensili. Ora, chi non ha affrontato il compito difficoltoso di dover misurare quanta pasta cuocere per una porzione? Ecco la soluzione, il buco al centro del servispaghetti. Eh sì, serve a misurare la quantità esatta di pasta cruda necessaria per una porzione. Se provi a misurarla cotta, beh, buona fortuna. A proposito di buchi, ti sei mai chiesto perché i cappucci delle penne li hanno? Forse pensavi che fosse per regolare la pressione dell'aria, ma in realtà questi fori hanno una funzione molto più semplice e importante: ridurre il rischio di soffocamento. Molte persone amano mordicchiare il tappo e questo minuscolo foro impedisce di soffocare se per sbaglio lo si ingoia accidentalmente e si incastra in gola. Eccone una per gli amanti della cucina. Davanti agli occhi avete un segreto nascosto che può cambiarvi la vita. Pensate alle pentole. Ora alle maniglie. Esatto, hanno dei buchi. A quanto pare, questi fori sono stati progettati per contenere il cucchiaio che usa i fornelli. Così, anziché sgocciolare sui fornelli, puoi mettere il cucchiaio nel foro e lasciarlo scolare direttamente nella padella. Woohoo! La maggior parte dei pomelli delle porte sono realizzati in ottone, perché questo materiale li rende naturalmente privi di germi. A differenza di quelli in plastica, i pomelli delle porte in ottone sono un po' magici. Possono disinfettarsi da soli, senza che tu debba pulirli. Bello, eh? Hai mai notato che sul fondo del metro a nastro c'è una piccola scanalatura? Si trova nella parte metallica che devi tenere per misurare. Bene, questa scanalatura ha le dimensioni esatte di un chiodo medio e serve per poter mettere il metro sopra il chiodo e usarlo come supporto mentre si tende il metro. Non vedo l'ora di provarlo di persona. Passiamo ai margini dei quaderni, inventati per proteggere gli appunti dai topi. No, i topi non copiavano le risposte al quiz di matematica. In passato si conviveva con i topi e questi spesso masticavano la carta. Per evitare che le informazioni andassero completamente perse, sono stati creati i margini. In questo modo i testi venivano scritti più al centro e i roditori non ci arrivavano. Forse è da qui che deriva l'espressione digerire le informazioni. E che dire di quei minuscoli fori sul fondo dei finestrini degli aeroplani? Svolgono un'importantissima funzione di regolazione della pressione dell'aria all'interno dell'aereo. In altre parole, gli permettono di volare in alto nel cielo. Una grande responsabilità, giusto? A proposito, i tavolini a vassoio degli aerei sono i posti più pieni di germi di tutta la cabina. Degli studi hanno dimostrato che quei tavolini hanno 8 volte più germi del tasto dello sciacquone. Ora, che ti dici di tagliare a metà un aereo commerciale e vedere cosa c'è dentro? Sarebbe più o meno così. File di sedili in alto e tutte le cose da trasportare in basso. Sì, parlo dei bagagli dei passeggeri, dei rifornimenti di emergenza, di parti del sistema alare e così via. Passiamo alle palle da bowling. Sì, così, transizione a caso. Ti sei mai chiesto che aspetto hanno le palle da bowling all'interno? Se tagli una palla professionale, vedrai una forma familiare.
Guarda bene, lo vedi? Non sembra il logo del lato positivo? Ad ogni modo, le palle da bowling professionali sono diverse da quelle della pista dietro casa tua, perché sono appositamente progettate per eseguire mosse stravaganti. Hanno un'ingegneria davvero complessa all'interno e vengono ideate per consentire ai professionisti qualificati di fare più strike. Il peso delle palle da bowling professionali è progettato per essere proiettato verso l'interno mentre scivolano lungo la pista. Questo rende più difficile che finiscano ai lati della corsia. A proposito di palle, diamo un'occhiata all'interno di una palla da baseball. Per renderla leggera e aerodinamica, i produttori usano diversi strati. Partendo dal nucleo, abbiamo un centro in sughero avvolto da gomma nera. Poi c'è uno strato di gomma rossa, seguito da due o tre strati alternati di filato di lana. Dopo c'è una visibile copertura in pelle bianca e quella bella cucitura rossa a unire il tutto. E se avessi una vista a raggi X e riuscissi a guardare dentro le ossa umane? Direi che ciò che attira maggiormente l'attenzione è questa roba simile a una ragnatela al centro dell'osso. In realtà è una struttura di nervi altamente condensata e complessa che si trova al suo interno. Ora un indovinello per te. È rotondo, si può trovare vicino all'oceano e sembra una veduta aerea del Museo Guggenheim di New York, quello fatto quasi interamente di rampe. Se hai detto una conchiglia di Nautilus, hai indovinato. Il Nautilus è un mollusco la cui casa si trova in innumerevoli negozi di souvenir vicino alle spiagge. È composta da due strati, uno strato esterno bianco opaco e uno strato interno bianco iridescente. Se dovessi tagliarlo a metà, sembrerebbe molto simile all'interno del Museo Guggenheim. Le foglie di aloe sono buone per scopi curativi e anche idratanti. Ma se riuscissi a guardare all'interno di una foglia di aloe, l'immagine che vedresti sarebbe appagante e molto rilassante. Chi non ha mai sognato una piscina piena di gelatina? Sembra che non ci sia niente di più banale e insulso di un tubetto di dentifricio. Ma non lo penseresti se aprissi un tubetto di dentifricio di diversi colori. Ora, ci sono state speculazioni sul fatto che all'interno questo tubetto possa essere diviso da barriere, in modo che le strisce non si mescolino. Ma se lo tagli a metà, vedrai che ha solo una camera interna. Insomma, c'è una scienza dietro alla progettazione del tubetto di dentifricio a strisce. Secondo uno specialista, devono assicurarsi che la pasta di tutte le strisce abbia le stesse proprietà fisiche, così i colori non si mescolano. Ecco perché se apri un tubetto vedrai una cosa che assomiglia a varie fette di pizza di diversi colori. Se apri l'armadio troverai sicuramente delle grucce di legno. Di solito sono di legno di cedro, un repellente naturale contro le tarme. Quindi le grucce in cedro proteggono i tuoi vestiti dall'infestazione di tarme. Per alcune persone l'eyeliner è un must. Ma sapevi che ai tempi dell'antico Egitto uomini e donne usavano il kohl per proteggere i loro occhi dal riverbero del sole? Complimenti agli egizi per averlo capito. Ora bisogna solo imparare a camminare come loro. Normalmente usiamo il poggiatesta per... appoggiare la testa, giusto? A quanto pare, i poggiatesta possono essere facilmente rimossi dai sedili e utilizzati per rompere i finestrini dell'auto in caso di emergenza. Ora, questo è un trucco che pochissime persone conoscono. Probabilmente metti lo zerbino orizzontalmente, come fa la maggior parte di noi. Ma gli zerbini servono allo scopo di assorbire lo sporco dalle suole delle scarpe prima di entrare in casa. Quindi, affinché funzionino come dovrebbero, il modo migliore per posizionare uno zerbino è in verticale. In questo modo fai più passi sopra lo zerbino prima di entrare in casa. E ultimo, ma non per importanza, non ti sto giudicando, ma probabilmente passi l'aspirapolvere in casa nel modo sbagliato e posso dimostrartelo. La maggior parte della gente pulisce i pavimenti e i tappeti spostandosi in una direzione o avanti e indietro più volte, pensando di rimuovere tutta la polvere. Ma secondo i professionisti delle pulizie, il modo migliore per aspirare è a file.
Prima si va avanti con la spazzola fino ad arrivare alla fine della fila. Poi torna indietro lungo la stessa fila, raccogliendo la polvere che non hai raccolto durante la prima spazzata. Che pulizia efficiente! La mia idea di pulizia invece è spazzare la stanza con uno sguardo. Sai, non voglio disturbare quello strato protettivo di polvere.